manifestazione contro le rotaie, manifestazione contro il tram, Massimo Bitonci insieme ai comitati, perché? Beh, non siamo assolutamente contrari alla mobilità, nel senso che una soluzione a Padova deve essere trovata. Il problema è il monorotaia che va in alternativa a quella della mobilità elettrica. Noi da sempre diciamo che bisogna andare verso i bus elettrici, alle corsie preferenziali con un costo che è estremamente inferiore. Non capiamo questa impuntatura da parte dell'amministrazione comunale di Lorenzoni e di Giordani su realizzare un'infrastruttura molto pesante che va a colpire i commercianti e gli abitanti delle zone di Volta Barozzo, di Via Facciolati, dove siamo adesso, con un costo che è molto superiore, tra l'altro con finanziamento che è circa il 50% di quello che serve. Quindi io dico, quei soldi, capisco che sono vincolati alla rotaia, però non si può neppure andare avanti con un progetto che sappiamo che è già vecchio, che è già obsoleto e va a colpire la popolazione. Noi siamo invece per utilizzare delle risorse, vedremo quando saremo al governo se riusciamo a modificare questo decreto o a dargli una svolta, che è quella, bus elettrici. Sappiamo che un bus costa circa 500.000, un bus viaggia per 300 km senza ricarica, adesso ha bisogno delle corsie preferenziali ma non della rotaia, e penso che questo sia il futuro di tutte le città. Pensiamo a Torino, che sta facendo questa scelta, dove c'è il Movimento 5 Stelle, o altre amministrazioni di centrodestra ma anche di sinistra che abbandonano l'obsoleta rotaia per andare verso una mobilità sostenibile elettrica. Lorenzoni sostiene che i bus elettrici avrebbero una portata di utenti così bassa che dovrebbe farne passare talmente tanti che non risolverebbe il problema e anzi lo acuirebbe. Ma è una questione puramente normativa, nel senso che se a livello poi nazionale si riesce a passare la modifica da 18 a 24 metri, io penso che il problema potrebbe essere risolto. Comunque pensiamo ai vantaggi di avere dei bus elettrici con delle corsie preferenziali e quindi che vanno a risolvere in maniera molto decisa quello che è il problema del traffico cittadino e anche dell'inquinamento e anche di eventuali infrastrutture che vanno a colpire le attività commerciali, i parcheggi e quello che serve per una città come Padova.